devono attenere i comuni, in particolare nella fase successiva, diciamo, all'emergenza, quindi le strade che vanno seguite per fare una stima dei danni che sono stati provocati dagli eventi calamitosi che sono verificati nei giorni scorsi, rapportarsi ovviamente con la regione, e oggi abbiamo qui l'ingegnere Tonellato con i suoi collaboratori che spiegherà nel dettaglio quali sono i passaggi da fare, e poi proseguire sulla richiesta di eventuali risarcimenti, richiesta di decretare lo stato di crisi, eccetera, anche un chiarimento sulla differenziazione tra lo stato di crisi, lo stato di calamità naturale, eccetera. E abbiamo ritenuto, a seguito di un incontro che era venuto giorni fa nel comune di Bavia, di fare questo incontro per mettere al corrente, diciamo, tutti i comuni appunto di queste modalità che servono soprattutto per non ingenerare disguidi poi nel prosieguo, diciamo, delle pratiche amministrative. E quindi io darei subito la parola, poi eventualmente ci sarà spazio anche per altre questioni che alcuni comuni ritengono necessarie sollevare. Ecco, è arrivata anche la Presidente. Dovrebbe essere il rappresentante della Prefettina. Ecco, non l'avevo vista, chiedo scusa. Sono come un dittore, sono qui, porto solo i saluti del prefetto e la vicinanza. Esatto, volevo precisare questo, che era presente anche orientata alla prefettura, proprio per significare il fatto che la prefettura è in questa fase vicina ovviamente ai comuni, e quindi si associa ai compiti che ci saranno da svolgere anche successivamente. Quindi io do la parola. Sì. No, allora io volevo oggi anche fare adesso c'è la possibilità di fare un po' il punto anche della situazione un po' meglio, diciamo, nel senso che quando ci sono fenomeni di questo tipo così repentini, così intensi e così forti, è chiaro che, come dire, tutti ci troviamo colpiti dal fenomeno stesso, e quindi non dico impreparati, perché ormai sappiamo che questi fenomeni avvengono, ma la capacità di reazione è un tema difficile da, come dire, da affrontare con semplicità. Allora, innanzitutto partirei anche dal fatto che la Regione ha tra i compiti suoi il compito di previsione, quindi volevo anche fare luce su questo aspetto, perché non ci siano strascichi, dubbi o incertezze sul tema. È uno dei compiti che abbiamo, e il compito della Regione in fase previsionale si articola fondamentalmente su tre passaggi. Il lavoro che fanno i nostri previsori dell'ARPA a Teolo, il lavoro che fa la difesa del suolo, che è una direzione regionale, a Venezia, il lavoro ultimo, diciamo, di questo, che però viene, come dire, asseverato per le emissioni dei documenti, che realizza la protezione civile.